Anche Teramo preoccupata, ovviamente, molto preoccupata per questa situazione, ovviamente sente anche il sentore delle imprese in questo momento. Che sta succedendo? Sì, purtroppo è stato un fulmine al ciel sereno, nessuno si aspettava nulla, non avevamo avvisaggi di questo tipo e hanno cambiato le carte in regola, come purtroppo fanno ultimamente, dalla sera alla mattina, senza sentire le associazioni, senza ascoltare nessuno, creando anche un po' di strategia del terrore, al di là dei contenuti che sono gravissimi. E senta, in questo momento quante imprese ovviamente sono a rischio questo annullamento del superbonus, della cessione dei crediti? Solo in provincia di Teramo saranno più di 80 imprese che hanno problemi. Con a catena ci saranno coinvolte più di 1.000-1.500 dipendenti. 1.500 dipendenti, comunque voi con la politica che cosa proverete a chiedere ovviamente? Beh, oggi intanto cercheremo di ascoltare se ci sono novità che non conosciamo e poi magari nei termini dell'approvazione del decreto speriamo ci siano dei cambiamenti radicali, altrimenti non ne usciamo. Tornare indietro? Beh, devo tornare indietro oppure insomma fare degli aggiustamenti, non possono dalla sera alla mattina cambiare le carte in tavola, come purtroppo stanno facendo ultimamente.